Una delle cose più importanti per suonare da soli o in gruppo è avere un'intonazione stabile e precisa. In particolar modo quando si suona da soli, non avendo altri strumenti su cui basarsi, è importante aver ben chiara l'ampiezza degli intervalli da eseguire. Innanzitutto, bisogna conoscere bene il proprio oboe. Ogni strumento tende ad avere dei difetti, più o meno accentuati, a cui dobbiamo saperci adattare. Per prima cosa, dobbiamo riuscire a costruire delle ance che ci permettano di far fronte a questi problemi. Ad esempio, uno dei difetti principali che presenta il mio strumento è che il Do e il Sol centrali tendono ad essere un po' calanti. Per questo motivo utilizzo ance un po' più corte o addirittura un cannello più corto di 46 mm. Inoltre, per uno strumento come il mio che tende ad essere un po' calante, è bene non utilizzare forme troppo larghe, ma non sono solo la forma e le misure a rendere l'intonazione più stabile, lo è soprattutto lo scarto. Sebbene sia molto personale e la cosa importante sia ottenere un buon equilibrio, è bene tenere presente che la lavorazione di precisi punti tende a compromettere la stabilità dell'ancia. Ma prima di tutto, chiariamo cosa si intende con stabilità. Un'ancia è stabile di intonazione quando è facile da controllare, quando non dobbiamo cambiare di molto l'imboccatura a seconda delle note che dobbiamo eseguire, o quando non siamo costretti ad utilizzare delle posizioni di ripiego per ottenere una nota intonata. Ad esempio, lavorare troppo il fondo dell'ancia destabilizza l'intonazione delle note acute e le rende calanti. Similmente, l'eccessiva lavorazione della spina centrale tende a rendere più instabile l'intonazione. Un altro fattore che incide sull'intonazione è la lunghezza dello scarto. In genere, con lo scarto più lungo, l'intonazione è più bassa, e viceversa, con lo scarto più corto, è più alta. Ovviamente non bisogna esagerare né nell'uno né nell'altro verso. Allungare eccessivamente lo scarto rende instabili le note del registro medio-acuto. Accorciarlo troppo ci obbliga a lavorare l'ancia in alcuni punti, come il fondo o la spina, per riuscire ad ottenere una vibrazione. In questo modo rischiamo di renderla pericolosamente instabile. Personalmente, ad esempio, preferisco allungare leggermente lo scarto, si parla di mezzo millimetro, piuttosto di lavorare ulteriormente il fondo. In sostanza, quello che dobbiamo ricercare è il giusto equilibrio tra lunghezza dello scarto, lavorazione del fondo e della spina. Dopo esserci occupati dell'ancia, parliamo dell'imboccatura e del flusso dell'aria e di come la combinazione delle due ci possa aiutare ad intonare le note nei vari registri. Dobbiamo trovare il corretto equilibrio tra apertura dell'imboccatura e quantità d'aria. Generalmente l'imboccatura va tenuta più morbida e aperta nel registro grave e a mano che ci si avvicina a quello acuto, può essere d'aiuto ridurre di poco l'apertura dell'ancia, chiudendo leggermente l'imboccatura. In questo modo il flusso dell'aria sarà più veloce e ci aiuterà a rendere più stabile e precisa l'intonazione delle note acute. Ciò che potrebbe risultare dannoso è invece l'utilizzo di troppa pressione con un'imboccatura chiusa, perché le note tenderebbero ad essere crescenti, o troppa poca con un'imboccatura più aperta, perché le note risulterebbero calanti. Per ridurre l'apertura dell'ancia nel registro acuto, non è mai consigliabile però mordere l'ancia o indurire l'imboccatura. Una cosa che consiglio di fare è quella di appoggiare leggermente di più l'ancia sul labbro inferiore. In questo modo l'imboccatura rimarrà morbida, ma otterremo un sostegno in più per l'esecuzione. In alcuni casi è possibile modificare leggermente l'intonazione aggiungendo una o più chiavi. Ad esempio, al Sol e al Fa diesis della seconda ottava possiamo aggiungere la chiave del Si, oppure quella del Si bemolle bassi per abbassare di poco l'intonazione. In molti casi, però, nonostante le posizioni di ripiego aiutino l'intonazione, queste possono modificare anche il timbro. Quindi, a meno che non si voglia ottenere un effetto particolare, è meglio non abusarne. Un elemento fondamentale che deve essere allenato per ottenere una buona padronanza dell'intonazione è il nostro orecchio. Se non abbiamo ben chiari l'altezza della nota o l'ampiezza dell'intervallo che dobbiamo eseguire, possiamo basarci solo sulla fortuna. Ci vediamo al prossimo video con degli esercizi pratici sull'argomento di oggi. Ciao!